c'è molta gentilezza e soprattutto solidarietà in questa iniziativa che noi appoggiamo fortemente come amministrazione, perché credo che veramente la vera rivoluzione è quella della gentilezza, è quella dell'inclusione, è quella il vero cambiamento è proprio porsi fuori dalla violenza, fuori dalla discriminazione e dagli stereotipi. Con Milano e Roma, la sfida lanciata dal meeting della gentilezza tocca anche Napoli. La manifestazione socialmente utile, cui aderiscono istituzioni, associazioni ed aziende, porta solidarietà e trasmette calore attraverso azioni gentili, in concomitanza con la Giornata Mondiale della Gentilezza, nata in Giappone ma ancora poco conosciuta in Italia, che si celebra il 13 novembre e promuove l'attenzione ed il rispetto verso il prossimo, la cortesia dei piccoli gesti, l'ascolto dei bisogni degli altri, la pazienza e la cura, ovvero ciò che nel civismo e nel vivere sociale potremmo definire anche urbanità. Il Comune di Napoli patrocina e partecipa all'iniziativa insieme con Regione Lombardia e Consolato del Giappone, con un testimonial come Dan Peterson. Questa primavera faranno insieme a noi un Fashion Week a Scampia. Indossatori saranno i ragazzi di Scampia e ci sarà pure uno stage che gli stilisti offriranno gratis ai ragazzi di Scampia. Sarà offerta a Scampia proprio a breve un pranzo, colazione ai ragazzi disagiati. Inoltre abbiamo lanciato noi come comune, ed io come assessorato, una colazione merenda ai quartieri spagnoli nel palazzetto Urban. Un raccoglitore di gesti di gentilezza in tutta Italia. Stiamo aiutando varie famiglie veramente bisognose e stiamo organizzando vari eventi dove si possa mettere al centro semplicemente la gentilezza, soltanto un modo per essere più cordiali nei confronti degli altri. La gentilezza, piccoli gesti, attenzioni che non hanno bisogno di tante parole. Perché la gentilezza è una cosa che può cambiare la giornata, la settimana, la vita, anche il mondo.